Ecco, siamo a Villa Dadda, compleanno di Italo Magos, 80 anni, li festeggia nel suo giardino dove ha fatto un mandala. Si vede bene da qui un percorso spirituale, di yoga, di spirito, di quel che l'è, dove gli allievi camminano percorrendo un cerchio, un quadrato, un triangolo, con vari momenti. Adesso arriva Italo con altri, con altre cose. Adesso siete tutti sul quadrato. Ecco. Mi raccomando di considerare. Dovranno percorrere il sentiero d'entrata. Allora si entra da lì con i cani. Ecco. Ricominciamo. Siamo a Villa Dadda, casa di Italo, giardino, inizio del percorso spirituale. E considerate le problematiche personali, l'essenza della vita e il fatto che deve farvi credere che in Occidente il serpente avrà un dato negativo, mentre in Oriente è considerato positivo. E questo coinvolge tutta una serie di questioni dove il fatto che il serpente, il serpente in generale, mangiando i topi, preservavano delle rate amiche. Quindi era necessario non ucciderli provvisoriamente, sistematicamente, il più possibile, come si fa in Occidente, ma conoscerli per difendersi, per non essere presi, e lasciarli vivere, ecco, perché ci permettano di avere un po' più di derrate che non vengono, ecco, mangiate. Italo sta spiegando i significati, allora, della presenza di alcuni animali come le tre scimmie, non vedo, non sento, non parlo, i due cani che sono i guardiani, il serpente che salvaguarda le derrate alimentari perché mangia i topi e altre cose. Il cobra che dovrebbe essere la paura. Il anche le paure. Le paure. Che vanno controllate. Certo, sì. Vediamo se si riesce. Eccolo là, il cobra. Passate vicino. È un cobra, no? È di ceramica. È un cobra di ceramica, sì. Molto bello, sì. Ecco, e quello rappresenta le paure. Ora il percorso di sassi sarebbe il percorso. Tutto il percorso che deve passare attraverso gli animali. Il triangolo, a differenza del quadrato, e i vari significati del mandala, triangolo, quadrato. Le emozioni, triangolo, le emozioni. Il quadrato, la ragione. Sì. La passione. E dovrebbe, e sarà poi rosso, perché già in granito. Io senti, l'ho fatto sì. Perché quello è un pericolo da vincere. E avrai l'onore di mettere la prima piccola. Ecco. Pensate alle vostre emozioni. Come prima vi ho raccomandato di pensare alle vostre preoccupazioni. Anche di quelli non veri, anche errore. Italo una rana, cosa la tua vita? Perché lì ci sarà un laghetto. Vedi che è scavato, è abbassato. Ah sì, ci sarà un laghetto, là c'è anche il ponte di Leonardo. Bisogna vincere le paure. Tenete presente che le nostre ansie sono tutte dettate da paure. Adesso lì naturalmente non ci starete tutti, però avvicinatevi e datevi la mano. Dobbiamo rimanere lì. Sì, rimanete più Ecco, adesso ci saranno tutti al centro.